Ciao ragazzi, ben ritrovati con questo nuovo video, ben trovati nel mio canale. Oggi andiamo a recensire Demon Slayer, ossia Kimetsu no Yaiba, come avevo anticipato nel precedente video, perché ha ottenuto comunque un sacco dei voti dopo Eden Zero e mi pareva giusto e carino. Demon Slayer l'ho scoperto grazie a uno di questi, diciamo, piccoli volumetti che danno come promo nelle fumetterie di solito e mi ha subito colpito sotto l'aspetto visivo. Qua ne parliamo con calma, però ci tenevo a precisare come ho scoperto Demon Slayer. Devo ammettere subito che a primo impatto il manga mi è piaciuto un casino. Io ho comprato tutti e quattro i numeri che sono usciti fino adesso e non vedo l'ora di vedere come va avanti adesso che uscirà il quinto a dicembre. Per chi lo volesse già acquistare, qui sotto c'è il link nell'info box dove poterlo andare a prendere, così vi arriva direttamente a casa perché a me non mi va di uscire, quindi me li faccio mandare a casa. Perché Demon Slayer mi ha veramente preso. Non sto vedendo l'anime, ve lo dico subito, io non sono molto da anime, non è che non mi piacciono, però essendo un fumettista preferisco effettivamente fruire del manga anche io per immaginarmi da me voci, toni, recitazione della situazione e chi più ne ha più ne metta, anche a livello di animazioni preferisco dedurle dal disegno e quindi farmele nel cervello piuttosto che vederle nel vero senso della parola. L'anime è comunque un prodotto a fini commerciali per spingere, per pushare di più il manga nella maggior parte dei casi e data questa intenzione risulta, seppur alcuni sono stupendi, per me, ai miei occhi, sempre un prodotto B rispetto a quella che è l'opera originale. Se c'ho il manga, se è nato dal manga questo anime, mi vado a leggere il manga. Partiamo a parlare della storia di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, il giovane Tanjiro che vive con la sua famiglia sul cupuzzolo di una bella montagnetta, che assentatosi per andare a vendere del materiale in paese, passa la notte fuori casa. Al ritorno trova la sua famiglia completamente sterminata, completamente uccisa e divorata da quello che è un demone, perché nel mondo di Demon Slayer, nonostante la storia sia ambientata nei primi del Novecento del secolo scorso, ci sono i demoni in giro per i boschi e i villaggi del Giappone e non solo per i boschi. L'unica sopravvissuta è Nezuko, sua sorella minore. Nell'iniziare la corsa alla ricerca di aiuto per salvare la sorella, quest'ultima purtroppo si sveglia e noi scopriamo amaramente che è stata trasformata, o meglio, è diventata un demone anche lei a sua volta. E purtroppo non esita ad attaccare il fratello stesso. Ne segue un piccolo scontro durante il quale Tanjiro cerca di evocare, la coscienza, l'anima che è ancora presente nella sorella. E nota che questa inizia effettivamente a reagire, inizia a piangere, quindi vuol dire che qualcosa si è smosso. Nello stesso istante i due vengono aggrediti da un personaggio misterioso che poi si rivela essere un cacciatore di demoni, che ha tutta l'intenzione di uccidere Nezuko. Tanjiro lo scongiura, cerca di fare di tutto per fargli capire che probabilmente la sorella, seppur trasformata in demone, non agirà, non si comporterà come tale, fino effettivamente a convincere il cacciatore a risparmiarla. E qui apriamo un attimo una parentesi. Già la cosa bella a livello di storytelling e di storia di Demon Slayer è che Tanjiro in questo caso non è il solito protagonista shonen, o meglio, non ci troviamo davanti a un bambino o un ragazzino esaltato, non si vuole diventare il re dei pirati, non si vuole diventare il re dei ninja, non si vuole diventare samurai, non si vuole diventare supereroe. Tanjiro è mosso dall'intenzione di salvare a tutti i costi la vita della sorella, volendola riportare allo stato umano. È molto delicato, è molto fragile a livello fisico e psichico. Tanjiro è un ragazzetto di campagna, un contadino più o meno, che viveva la sua vita tranquilla e poi praticamente è stato sconvolto da una disgrazia del genere. Non si abbatte perché dentro di lui c'è un fortissimo spirito, c'è un fortissimo senso di protezione nei confronti della sorella. Ma è proprio questo il bello, è proprio questo ciò che rende effettivamente Demon Slayer speciale. Il fatto che sia basato sul rapporto fratello e sorella e sul fatto che Tanjiro vuole fare di tutto per salvare fondamentalmente
l'ultimo membro rimasto in vita della sua famiglia. Per fare questo, come si fa? Praticamente il cacciatore di demoni, finito lo scontro, fornirà a Nezuko di questo famoso paradenti o comunque museruola di bambù che ormai a livello di look sta spopolando in maniera incredibile, e indirizza il ragazzo verso casa di Urokodai, che sarebbe un maestro cacciatore di demoni che dovrà istruire Tanjiro nell'arte della caccia ai demoni, che l'unico modo per far tornare Nezuko umana è trovare il demone originale, il primissimo demone che ha generato poi tutti gli altri demoni, e usare il suo sangue per poterla far tornare a livello umano. Qui troviamo un'altra parte bella del manga, ossia la tempistica, la gestione dei tempi, perché in Demon Slayer non abbiamo questo tempo iperdilatato in cui magari passano 2 giorni ma sono serviti 6 volumi per descrivere quello che è successo. Tutto è molto quick, tutto è molto fast. Sì, le giuste spiegazioni, ma non ci si perde troppo in chiacchiere, si va avanti, e quindi noi ritroviamo praticamente che sono già passati addirittura un paio d'anni. Questo a cavallo tra primo e secondo volume. Non vi voglio dire troppo, spoilerare troppo, perché effettivamente ho letto fino a volume 4 e vorrei lasciare a voi il piacere della lettura di questo primo arco narrativo di Demon Slayer, e sono stracurioso di vedere appunto come evolve la situazione. La grafica di Demon Slayer è fantastica perché, per chi lo conosce, ricorda incredibilmente, soprattutto per come sono disegnate le mani, i dipinti ukiyo-e di artisti come appunto Okusai. Ed è fantastico, ok? Non è estremamente elaborato, non è estremamente complicato, non è estremamente ricco come poteva essere un Samurai 8 o come potrebbe essere un Dr. Stone, ma ragazzi, funziona alla perfezione perché dà proprio quel senso di sintesi grafica che si ritrova nell'arte pittorica giapponese. L'artista, l'autore, non è per niente scemo e non è una sua incapacità a livello artistico che l'ha spinto a muoversi verso questa sintesi grafica, ma è proprio una consapevolezza di come voleva illustrare questo mondo e questa situazione, tipici proprio del Giappone, rustici, legati proprio a iconografie iconiche molto 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 forti. Il prodotto funziona alla grande. Character design, a parte Nezuko per adesso, non sono chissà quanto esaltanti, perché effettivamente vuoi un po' l'epoca storica in cui è ambientato. Non è che il Giappone fosse famoso per la varietà stilistica, bene o male i kimoni sono quelli, però a suo modo funziona. Nezuko sicuramente diventa immediatamente iconica. Bello il fatto delle spade, bello il fatto dei famigli, bello il fatto delle maschere. Leggendo capirete a che cosa mi riferisco. Diciamo che non si può effettivamente apprezzare il manga basandosi su quanto è figo questo personaggio a livello di look o questo personaggio a livello di look. Va visto nell'insieme, come un dipinto che va visto non per il dettaglio ma per l'intera composizione, ed è lì che Demon Slayer gira. Demon Slayer funziona benissimo, coinvolge, intrattiene, non ci si perde in troppe chiacchiere, non ci si perde veramente in troppe situazioni lente, e questo potrebbe essere un malus perché molti direbbero vabbè, ma non c'è tempo di seguire la spiegazione, non c'è tempo di seguire l'evoluzione del personaggio. Se l'artista non si è soffermato così tanto su questo obiettivo è perché vuole portare la storia direttamente da un'altra parte. Determinati passaggi che ormai ben conosciamo, ben sappiamo, l'allenamento, il viaggio, li skippiamo e arriviamo diretti alla ciccia. Che dirvi ragazzi, adesso aspetto voi, voglio sapere, l'avete letto, l'avete visto, lo comprerete? Se l'avete comprato scrivetemi che ne pensate, perché dobbiamo parlarne, dobbiamo chiacchierarne, perché è figo, è proprio figo. Come sempre vi invito a mettere mi piace al video e a condividerlo con chiunque tra i vostri amici ami i manga e gli anime. Vi invito ad iscrivervi a sto canale, ad attivare la campanella per non perdervi più nessun aggiornamento, e noi ci vediamo sul mio Instagram per decidere insieme quale sarà il prossimo manga che farà parte della serie dei review. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!